Senti com'è? Quello, quello è un po' che si mette. Guarda che belle le cose per i bambini? Bravo, hai mangiato poco! Già! Che senso? Pizzino l'orologio! Quello è gorgo! Quello di mandro, gnocca romana, nerturana, direi. Poi discese trionfo sinnero, Mussini capobanda, il nostro amico Cazzullo, pesi che siamo, tutti i libri che esistono in commercio li avete tutti voi, insomma. Complimenti, è la vostra professionalità. Non basta diventare grandi per essere adulti, non siete da casa soli, non può perdere. Liguria. Ci avranno fresche, davvero? Cioè. Andiamo così. Cioè, Rosita! Saturnine. Così. Thank you.
riso d'oro. Non era contenta, lei era cattiva. Vieni qui. Là dove si posa a cucinare il centro della felicità, Fabrizio Camagna. Certosa. Aprile, 25 aprile, aprile. È quella che vorrebbe andare a Imperia. Sarebbe il caso del bus. No, non mi avevi... era la... rimasta memorizzata la telefonata prima. Perché una cosa, informazione, come fate queste croci così iperbarocche? Non dà un po' fastidio così? No, è una tradizione proprio tipicamente ligure quella del crocifisso. Perché ho visto un'altra chiesa uguale, sì, uguali, sì, crocifissi. Sì, in parrocchia, sì. Qui non ce ne sono. Sì, là, la, sì, la, esatto. Ce ne sono. È una tradizione proprio ligure quella delle processioni con crocifissi. Ah, capito. Andiamo così greco. Iperbarocco, diciamo. Beh, ma al di là del modello sono proprio delle... Ah, ho capito. Cioè... Va bene, io ringrazio molto. Ci mancherebbe. L'altra volta c'era una tappa. La tappa più importante dell'oratorio è questa. La tappa, questo gruppo di figure di sacque, appoggia, diciamo, su un richiamo, no? La Santana, no? Viene tirato fuori. Uno per la carta, uno per il vetro e questo per il plastica. È bella come trovata, no? Un genere tipo così. Le proposte che loro fanno, anche fare così, eh? Vieni qua, là, sei qua. Offertona però, eh.
loro, li facevano tutti quei fiammiferi. Sì, è una bomba, eh. Questo qui è un hovercraft, ti piace? Eh? Però i narvali non ci sono i narvali, quelli che hanno l'unicorno. I narvali? Narvali, sì, quelli che sono. Sono nel nostro mare. Eh sì, in effetti. I narvali sono nel nostro sì, canale. Nel polo sud o polo nord? No, la balena terra azzurra è la balena terra azzurra. Ma sono tutti. Ah, questo qua è il narvale, guarda lì qua. Cioè, c'è il narvalo? Sì, ma sono quelli col becco. Ah, quelli sì, sì, sono quelli, no, c'è proprio l'unicorno, sì, sono, sì, il polo nord. Norvegia. Mio marito è marinaio, eh. Però ero a Viareggio, e mi porti in Viareggio. Quella marina italiana, famosa, è stato quell'uomo, gemello dell'Americo Vespucci, è ceduto alle Unioni Sovietiche per danni di guerra, ma ah, però, Salvo Colombo. Fantasma, strumenti di navigazione, tu sei? Sei qua? Oh! Ciao! Cosa pensa? Come? Era una grossissima... fanno le barche, eh? Mio zio era Mastro Dascio, Maestro Dascio. C'è una fotografia da qualche parte, non lo c'era la fotografia, maestro di Dacia mica tutti. E adesso dove abita? Mi fanno una villa. No, che adesso va. Ah, non lo so, io dove sono un po' di cose, Artiglio dei dove è nato il Gino? A Gino.
perché hanno preso da me i nomi che avevano fatto di allora posso. Erano le navi che erano fatte con quella roba lì, le navi, le tele delle navi. Il Blue Jeans è nato a Genova, sì, sì, è nato con le cose delle navi. Garibaldi aveva i Blue Jeans, avevano i Blue Jeans. Ma poi per dipingere come facevano? Per dipingere in blu cosa fai? No, era già blu. Ah, era già blu? Una fustagna blu. Ho capito, ma che... Qui sono i balombari. Questo qua è un fanto DJ. Ah, sì? Di Nino, vedi che... Ah, di lui, eccolo lì. Questa, vedi questa bomba qua, e questa qua. Sì, sì. Allora, ci avevano levato i volani perché l'avevano attaccato al motore, che prima dovevi bombare a mano. A mano. Poi col motore. Guarda da lì. Vedi questo qua, è... Queste qua sono tutte palombare di Luano, vedi quello lì? Mario Cipolli, Ampolino. Questo qua è molto a Palermo. Non li conoscevo io. E qui sono fotografie di anni, sì, degli sì. anni 50. Quello, perché per recuperare la nave che era al fondo usavano un cannello tipo a terra, no? Io ho detto, ma è possibile che a mare come c'è cento un cannello? Dice che formavano una bolla d'aria. Ah, ecco. E poi tagliavano. Poi si spostavano e tagliavano, perché questa qua era la nave di recupero, dove questa? Come te, ogni pezzo di cose la recuperavano. La nave di recupero. La nave di recupero, qui di Lovai. Cioè, come facevano queste bolle d'aria, mi perdoni, com'è che le facevano? Le bolle d'aria che diceva per recuperare le navi immerse. Tagliavano la nave, tagliavano a pezzi. Sì, sì. Col cannello. Sì. Ma io ho detto, ma... Ah, ho capito, li chiudevano. Ho detto, è possibile che nell'acqua c'è 100 cannello, io credino. Invece si può? Formavano, dice, una bolla d'aria. Ah, ho capito. E tagliavano. Poi si spostavano un altro bolla d'aria. Che non c'era acqua. Che non c'era acqua. Ma sto poverino non sapeva che sta nave aveva... esplosivo a bordo. Che è morto, stava per aria. C'è scritto qua, io non lo vedo. Quando ho cominciato a tagliare, come si è riscaldato la lamiera, è saltato in aria. Era di Luano, queste sono tutte palombare di Luano. Perché eravate specializzati voi a Luano? Sì, sì, a Luano erano tutte queste qua. Specialmente questo qua è andato a lavorare fino a Normandia, che sarebbe su scafandro qua, era di quello lì. Senta, ma com'è che ha fatto scoprire che la tela delle navi poteva servire per fare i calzoni ad alta resistenza? Com'è che hanno scoperto i jeans? Com'è che li hanno trovati? Ma i jeans a Genova dice che l'hanno scoperto da America, non lo so il motivo. Capito? Non lo so. Perché dicono che appunto che era un fustagno particolare molto robusto che è stato fuori dalle... Vedi, qui c'è la processione del 2 di luglio, fanno una bella festa qua da Madonna, che a loro chiamano dei pescatori. Allora erano questi i cristi, vedi? Poi hanno perché fatto... fanno qui questi crocifissi così? Questi così... qua erano degli anni, non so qual era. Insomma, ma erano troppo parecchio elaborati. Insomma, poi i crocifissi di quelli. C'è un Cristo in nero che pesa qualche 120 kg, devono portare uno solo, lo porta. Porca miseria, lo mettono la cinghia, lo mettono lì. Giovani, forti. No, c'è tante quelle della città che cosa hanno portato. Ha detto che fanno le processioni. Questo nero dice che pesa più di un quintale. E dove si trova adesso questo nero? Quella tenda dove ci sono la tutti i fiori, i crocifissi con loro. Quella chiesa con i fiori. Ah, visto. Ha detto che c'è una processione a Brindisi. Forse quello di San Rosidoro. Il petrolio. È piccolo ma bellissimo questo museo, eh? Bello, 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 meraviglioso.
A piacere. Con noi, col trenino. Dunque, lì si dà inossibile, no? Guarda, ci sono tutti i peperoni, guarda che bei pomodori.
Senti com'è? Io ho più guarda un po' che si mette. Guarda che belle le cose per i bambini? Pizzino l'oggio. Quale borgo? Quello di Magro, gnocca romana, nortorana, e noi. Poi discese. Trionfo, Sinnero, Mussini, Capobanda, boh, il nostro amico Cazzullo. Pesi che siamo. I libri che esistono in commercio li avete tutti voi, insomma. Complimenti, la vostra la vostra professionalità. Non basta diventare grandi per essere adulti, non si vede da solo, quello può perdere. Liguria. Vanno fresche, da me non è una festa. C'è le turnine. Così.
Santo Isidoro. Non era contenta, lei è partita per la... Vieni qui. Là dove si posa a cucinare il centro della felicità, Fabrizio Camagna. Certosa. È quella che vorrebbe andare a Imperia. Sarebbe il caso del bus. No, non mi avevi. Era la, rimasta memorizzata la prima. Perché una cosa, un'informazione, com'è fate queste croci così iperbarocche? Non dà un po' fastidio così? No, è una tradizione proprio tipicamente ligure quella del crocifisso. Capito, perché ho visto un'altra chiesa uguale, sì, uguali, sì, crocifissi. Sì, in parrocchia, sì. Qui non ce ne sono, sì, là, sì, esatto. Ce ne sono. È una tradizione proprio ligure quella delle processioni con crocifissi. Ah, capito. Andiamo di così greco. Iperbarocco, diciamo. Beh, ma al di là del modello sono proprio delle... Ah, idee, ho capito. Va bene, io ringrazio molto. Ci mancherebbe. L'altra volta c'era una tappa. La tappa più importante dell'oratorio è questa. La tappa, questo gruppo di figure di sacque, appoggia, diciamo, su un ripiano, no? La Sant'Anna, no? Viene tirato fuori. Uno per la carta, uno per il vetro e questo per plastica. È bella come trovata, no? Un genere tipo così. Le proposte che loro fanno, anche fare così, eh? Vieni qua, là, sei qua. Offertona però, eh.
Sì, è una bomba, eh? Questo qui è un hovercraft, ti piace? Eh? Però i narvali non ci sono i narvali, quelli che hanno l'unicorno. I narvali? Narvali, sì, quelli che sono. Sono nel nostro mare. Eh sì, in effetti. I narvali sono nel nostro sì, canale. Nel polo sud o polo nord? No, la balena terra azzurra è la balena terra azzurra. Ma sono tutti. Ah, questo qua è il narvale, quando li fanno. Cioè, c'è il narvalo? Sì, ma sono quelli col becco. Ah, quelli sì, sì, sono quelli, no, c'è proprio l'unicorno, sì, sono, sì, il polo nord. Norvegia. Mio marito è marinaio, Però ero a Viareggio, e mi porti in Viareggio. Quella marina italiana, la famosa, è stato quell'uomo gemello dell'Americo Vespucci, è ceduto alle Unioni Sovietiche per danni di guerra, ma ah, però salvo Colombo. Fantasma, strumenti di navigazione, tu sei? Sei qua? Oh! Ciao! Cosa pensi? Come? Era un armatore, ci vedevano... Era una grossissima... Rigore che fanno le barche, eh! Mio zio era maestro d'ascia, maestro d'ascia. C'è una... la fotografia da qualche parte, dove lo c'era la fotografia, ma il sindaco mi capisce. E adesso dove abita? È fatto la villa. No, che adesso va. Ah, non lo so, io dove sono un po' di cose. Artiglio dei dove no, dove no, a Gino, e a Gino sono tanti.
erano le navi che erano fatte con quella roba lì, le navi, le tele delle navi. Il Blue Jeans è nato a Genova, Sì, sì, è nato con le cose delle navi. Garibaldi aveva i Blue Jeans. Ma poi per dipingere come facevano? Per dipingere in blu cosa fai? Era già blu. Una fustagna blu. Ho capito, ma che... Qui sono i balombari. Questo qua è di DJ. Ah sì? Di Nino, vedi che... Ah, di lui, eccolo lì. Questa, vedi questa bomba qua, e questa qua. Sì. Allora, ci avevano levato i volani perché l'avevano attaccato al motore, che prima dovevi bombare a mano, poi con motore. Guarda là lì. Vedi questo qua, queste qua sono tutte palombare di Lovano, vedi quello lì? Mario Cipolli, Ampolino. Questo qua è molto a Palermo. Non li conoscevo io. E qui sono fotografie di anni, degli anni 50. Perché per recuperare la nave che era al fondo, usavano un cannello tipo a terra, no? Io ho detto, ma è possibile che... A mare, come c'è cento cannello? Dice che formavano una bolla d'aria e poi tagliavano. Poi si spostavano e tagliavano, perché questa qua era la nave di recupero, dove questa? Come te, ogni pezzo di cose la recuperavano. La nave di recupero, qui di Lovano. Cioè, come facevano queste bolle d'aria, mi perdoni, com'è che le facevano? Le bolle d'aria che diceva per recuperare le navi immerse. Tagliavano a pezzi, sì. Col cannello. Sì. Ma io ho detto, ma... Ah, ho capito, li chiudevano. Ho detto, è possibile che nell'acqua c'è 100 cannello? Io credo. Invece si può. Formavano, dice, una bolla d'aria. Ah, ho capito. E tagliavano. Poi si spostavano un altro che non c'era acqua. Che non c'era acqua. Ma sto poverino non sapeva che sta nave aveva... esplosivo a bordo. Che è morto, mi sta per aria. C'è scritto qua, io non lo vedo. Quando ho cominciato a tagliare, come si è riscaldato la lamiera, è saltato in aria. Era di Lovano, queste sono tutte palombare di Lovano. Perché eravate specializzati voi a Lovano? Sì, a Lovano erano tutte queste qua. Specialmente questo qua cioè, è andato a lavorare fino a Normandia, che sarebbe... Tu scafandro qua era di quello lì. Senta, ma com'è che ha fatto scoprire che la tela delle navi poteva servire per fare i calzoni ad alta resistenza? Com'è che hanno scoperto i jeans? Com'è che li hanno trovati? Ma i jeans a Genova dice che l'hanno scoperto da America, non lo so il motivo. Capito? Non lo so. Perché dicono che appunto che era un fustagno particolare molto robusto che si è stato fuori dalle... Qui c'è la processione del 2 di luglio, fanno una bella festa qua da Madonna, che a loro chiamano di pescatori. Allora erano questi i cristi, vedi? Poi hanno perché fatto... fanno qui questi crocifissi così? Questi così... qua erano degli anni, non so qual era. Insomma, ma erano troppo parecchio elaborati. Poi i crocifissi di quelli, c'è un Cristo in nero che pesa qualche 120 kg, devono portare uno solo, lo porta. Porca miseria, lo mettono la cinghia, lo mettono le giovani, forti. No, c'è una di quelle della certa età che hanno portato. Ha detto che fanno le crocifissioni. Questo nero dice che pesa più di un quintale. E dove si trova adesso questo nero? Qui, quella chiesa di Corno, quella centrale. Ah, visto. Ha detto che c'è una processione a Brino. Forse quello di San Rossidore. Il patrono. È piccolo ma bellissimo questo museo, eh? Bello, meraviglioso. Fa piacere.
con noi, col trenino. Tu qui si dà inocibile, no? Guarda, ci sono tutti i peperoni, guarda che bei pomodori.